Siamo al Mobile World Congress e sulla nostra pagina Facebook un lettore ha fatto una domanda sullo ZTE Blade 6. Non abbiamo ancora la possibilità di testarlo con una videoprova completa sul telefonino, ma possiamo mostrarvelo in anteprima qui dal Mobile World Congress. Nello stand ZTE sono presenti diversi esemplari del Blade 6, un dispositivo che nelle forme ricorda tantissimo l'iPhone 6. Ci sono delle differenze, ovviamente, per esempio la fotocamera posteriore non è sporgente come sull'iPhone 6, l'altoparlante di sistema è piazzato qui sulla parte posteriore, sulla parte inferiore c'è soltanto il microfono e non c'è il jack audio che invece è nella parte superiore, e lo schermo è da 5 pollici, risoluzione HD, quindi 1280x720. È un dispositivo octa-core con 2 GB RAM, 16 GB ROM espandibile, LTE, fotocamera posteriore 13 megapixel e anteriore da 5. È un dispositivo molto gradevole da impugnare in virtù del fatto che è realizzato in plastica e quindi è molto leggero, molto facile da tenere in mano. Le dimensioni sono abbastanza contenute, non c'è molto spazio fra il bordo dello schermo e il bordo del dispositivo, quindi si riesce anche con un solo dito a riuscire a venire a capo dell'interfaccia. L'interfaccia ovviamente personalizzata da ZTE sulla base delle sue, esigenze, c'è anche un po' di connettività Wi-Fi in questo caso, quindi magari possiamo provare anche a mostrarvi come si comporta il dispositivo. Proviamo a ricaricare la home page di Repubblica, vi anticipiamo che la connettività non è fantastica, quindi ci vorrà qualche secondo, ma non appena il caricamento sarà completato potrete vedere insieme a noi di come si comporta su una pagina carica di immagini e a testo il dispositivo. Il caricamento è ancora in corso, ma vedete non ci sono problemi a scorrere e a caricare, quindi un dispositivo con delle buone prestazioni sotto il profilo velocistico. Arriverà sul mercato italiano, vedremo, speriamo di sì. Se sarà possibile, ovviamente cercheremo di offrirvi una video recensione completa sulle pagine di telefonino.net.